Usando in tandem i metodi Samatha e Vipassana, un individuo che abbia raggiunto la condizione di Anagami o Arahant e che padroneggi tutti gli otto jhana può raggiungere un singolare stato contemplativo noto come Sanya Vedayita Nirodha, cessazione di percezioni e sensazioni, o Nirodha Samapatti, conseguimento della cessazione, dove tutte le attività mentali cessano temporaneamente fino a un massimo di una settimana, anche se Buddha Gosa non nega apertamente la possibilità di permanere nel Nirodha per oltre 7 giorni. Il conseguimento del Sanya Vedayita Nirodha richiede necessariamente il concorso di Samatha e Vipassana, in particolare richiede il raggiungimento dei jhana. E dopo esserne emersi, la contemplazione in Vipassana di ciascuno di essi come prodotti condizionati che in quanto tali portano i tre segni caratteristici di tutti i fenomeni condizionati, ossia impermanenza, aniccia, insoddisfacenza, dukkha e non sé, anatta. Proprio perché richiede l'uso sinergico di Samatha e Vipassana, il Nirodha può essere raggiunto soltanto dai seguaci del Buddha. Infatti, mentre lo Samatha consta di tecniche contemplative pre-buddiste, la Vipassana è tradizionalmente ritenuta un contributo originale del Buddha rispetto alle pratiche contemplative del suo tempo. Si è detto dunque che il modo per realizzare il Sanya Vedayita Nirodha prevede l'alternanza continua di Samatha e Vipassana man mano che si attraversano i jhana. Il monaco, scrive Buddha Gosa, sale attraverso gli otto ottenimenti, utilizzando nel contempo sia la calma concentrata sia la visione profonda. Ecco i dettagli riferiti da Buddha Gosa alla fine del suo Visuddhimagga che leggiamo nella traduzione di Antonella Serena Comba. Il monaco, che desidera ottenere la cessazione, mangia il suo pasto, si lava bene le mani e i piedi, si siede su un seggio ben preparato in un luogo isolato. Assunta la posizione a gambe incrociate, tenendo il corpo diritto, stabilizza la consapevolezza dinanzi a sé. Entra nel primo jhana, ne emerge e ivi contempla le formazioni come impermanenti, dolorose in non sé. Poi entra nel secondo jhana, ne emerge e ivi contempla le formazioni, dopodiché entra nel terzo jhana, eccetera, entra nella base del nulla, ne emerge e svolge le quattro funzioni preliminari, ovvero la protezione di ciò che appartiene agli altri, l'attesa del sangha, il richiamo del maestro e il limite di tempo. Come viene spiegato subito dopo, la protezione di ciò che appartiene agli altri significa che il monaco fa in modo che durante la sua permanenza nel Nirodha non vengano danneggiati o derubati oggetti altrui, come la ciotola o la veste degli altri bhikkhu. L'attesa del Sangha sta ad indicare invece che se la comunità desidera fare qualcosa, il monaco immerso nel Nirodha, prima ancora che qualcuno venga a chiamarlo, deve essere pronto a emergere dalla cessazione. Analogo è il significato del voto preliminare chiamato richiamo del maestro. Il maestro, dice Buddha Gosa, può spiegare un precetto su una situazione specifica oppure insegnare il Dhamma, ma prima ancora che qualcuno venga a chiamarmi, io emergerò dalla cessazione. Infine, il limite di tempo. Vuol dire che il monaco deve fare in modo di non morire nel tempo di permanenza nel Nirodha. Svolte queste quattro funzioni preliminari, senza le quali non è possibile elevarsi sino al Nirodha, in quanto dalla base della né percezione né non percezione si ritornerebbe alla precedente base del nulla, il meditante può procedere verso il Neva Sanyana Sanyayatana. Allora, trascorsi 2 momenti di coscienza, il suo pensiero si arresta ed egli raggiunge la cessazione. Al raggiungimento del Sanya Vedayita Nirodha, il soggetto si trova in uno stato psicofisico appena distinguibile dalla morte. Infatti, in questa particolare condizione viene meno la capacità di percepire e rispondere agli stimoli esterni, come si capisce dalla storia raccontata da Buddha Gosa sull'anziano monaco Mahanaga, che immerso nel Nirodha non si accorse minimamente dell'incendio che era scoppiato nella sala in cui si trovava. Esteriormente è difficile distinguere lo yogin nel Nirodha da un defunto, pur essendoci una differenza che Sariputta spiega in questi termini nel Mahavedalla Sutta. In chi è morto, trapassato, i coefficienti del corpo, ovvero kaya sankhara, ossia l'inspirazione e l'espirazione, sono cessati, acquietati. I coefficienti della parola, vaci sankhara, ossia vitakka e vichara, sono cessati, acquietati. I coefficienti della mente, citta sankhara, ossia percezioni e sensazioni, sono cessati, acquietati. La vita, ayu, è completamente esaurita. Il calore vitale, usma, estinto.
le facoltà sensoriali interamente annientate. Invece, in quel bhikkhu che ha realizzato il Sanya Vedayita Nirodha, anche se i coefficienti del corpo, della parola e della mente sono cessati e acquietati, nondimeno la vita non è completamente esaurita, il calore vitale non è estinto, le facoltà sensoriali sono limpidamente calme. Tale è la differenza fra chi è morto, trapassato, e il bhikkhu che ha realizzato il Sanya Vedayita Nirodha. Nel Chula Vedala Sutta, peraltro, l'ordine di cessazione dei coefficienti, Sankhara, è diverso. Qui infatti si dice che nel bhikkhu che sta raggiungendo il Nirodha cessano prima i coefficienti verbali, Vachi Sankhara, poi quelli corporei, Kaya Sankhara, infine quelli mentali, Citta Sankhara. Nello stesso sutta si dice inoltre che il pensiero non c'è né quando si sta per raggiungere il Nirodha, né quando lo si è raggiunto, né quando si emerge da esso. Ovvero, non c'è il pensiero sto per raggiungere il Sanya Vedayita Nirodha, né sto raggiungendo il Sanya Vedayita Nirodha, né ho raggiunto il Sanya Vedayita Nirodha, né poi sto per emergere dal Nirodha, sto emergendo dal Nirodha o sono emerso dal Nirodha. Quando si emerge dal Nirodha, i Sankhara si rimanifestano a partire dagli ultimi a essersi interrotti. Quindi, secondo la sequenza a ritroso del Mahavedalla Sutta, prima tornano a manifestarsi i coefficienti mentali, poi quelli corporei, finalmente quelli verbali. Quest'ordine tuttavia lascia perplessi. Non sarebbe più logico pensare che si ripresentino prima i coefficienti corporei, quindi l'inspirazione e l'espirazione, poi gli altri? Ora, nel Nirodha, per ragioni non specificate ma facilmente immaginabili, per esempio non si può sopravvivere a lungo senza bere, pare non si possa permanere per più di 7 giorni. Ma ciò vorrebbe dire, prendendo sul serio i testi, rimanere fino a una settimana in apnea, senza respirare, giacché il processo della respirazione è sospeso nel Nirodha. Ciò, peraltro, come è evidente, a meno di non essere morti, è fisiologicamente impossibile, anche se della sospensione del respiro non si parla solo in ambito buddista, ma anche in ambito jaina yogico. Lo Yoga Sutra, per esempio, definisce il pranayama come l'interruzione del flusso, gati vicceda, è il termine sanscrito originale, tradotto da Federico Squarcini come atto di recisione, l'interruzione del flusso di inspirazione ed espirazione, svasa prasvasa, cioè in una parola della respirazione. La sospensione del respiro, ossia la cessazione delle inspirazioni e delle espirazioni, in ambito yogico, in particolare nello Hatha Yoga medievale, è nota come Kevala Kumbhaka, di cui peraltro già si parla nella Yoga Tattva Upanishad, che non è una delle Upanishad vediche, ma fa parte delle Upanishad dello yoga, dove questo esito finale del pranayama è associata alla conquista di un grande potere da parte dello yogin, poiché sta scritto che per lui a questo punto non c'è nulla di irraggiungibile. Tornando in ambito buddista, un conto è dire che il respiro nel corso dell'ascesa da un jhana all'altro si faccia sempre più sottile, fino a divenire impercettibile, da qualcosa è certamente possibile, un conto è dire che il respiro a un certo punto venga a mancare del tutto, il che francamente sembra impossibile. Restare in apnea per diverse ore di fila, anzi per diversi giorni consecutivi, non è biologicamente possibile per un essere umano. Del pari problematico è capire come sia possibile sopravvivere una settimana senza bere e come durante questo tempo ci si possa astenere dall'orinare e dal defecare. Ciò che è possibile invece è ridurre al minimo lo stato di attivazione fisiologica del corpo. Respirazione, metabolismo, pressione, eccetera, al punto da sembrare dall'esterno addormentati o addirittura trapassati. Non fa problema ammettere che dal punto di vista della fenomenologia dell'esperienza contemplativa, il respiro a un certo punto non sia più percepibile da parte del soggetto, essendosi fatto così fine e lento che una piuma d'uccello posta dinanzi al naso di tale soggetto non si muove. Quello che fa problema è ammettere che l'impercettibilità soggettiva del respiro corrisponda all'assenza oggettiva del respiro stesso. In realtà il respiro fisiologicamente non può non esserci, tutt'al più può divenire così sottile da non essere più rilevabile da parte del bhikkhu, che per questo motivo lo considera inesistente. Quindi, dal lato del soggetto, il respiro è come se non ci fosse, c'è l'impressione che manchi. Mentre dal lato fisiologico il respiro, per tenue che sia, in effetti c'è sempre, anche negli stati più elevati di samadhi.
Eppure, proprio di arresto della respirazione si parla nel Visuddhimagga, dove si legge che a mano che il meditante progredisce, il respiro diventa sempre più sottile finché non ne resta più traccia. In particolare, l'espirazione e l'inspirazione non sono presenti nel ventre materno, in chi è immerso nell'acqua, né nelle entità prive di percezione, nei morti, in quelli che hanno raggiunto il quarto jhana, in chi è nel divenire della forma o senza forma, in chi ha raggiunto la cessazione. Come in un defunto, dunque, anche nel bhikkhu che ha raggiunto il Sanya Vedaita Nirodha, mancano le inspirazioni e le espirazioni e le attività verbali e cognitive. Tuttavia permane qualcosa che in qualche modo lo mantiene in vita, consentendogli poi di tornare a uno stato ordinario d'esistenza. Detto così, il Nirodha ha l'aria di essere una sorta di condizione vegetativa, o peggio ancora anestetica, di totale insenzienza, in cui il dukkha è sparito, sì, ma col dolore è venuto meno pure quasi tutto ciò che caratterizza una persona, ossia in termini buddhisti i khanda delle sensazioni, vedana, delle percezioni, sanya, delle formazioni mentali, sankhara, e la coscienza, vijnana. Cosa c'è allora di auspicabile nel raggiungere questo stato che non solo manca della lucidità mentale che si ha nei jhana, ma sembra proprio essere uno stato di incoscienza? Forse il raggiungimento del Nirodha è auspicabile in vista della comprensione dell'insostanzialità della coscienza e degli altri khanda mentali, della loro caratteristica di non sé, per il fatto che in quanto prodotti condizionati sorgono e cessano senza che permanga un residuo sostanziale. Oppure, prefigurando l'arresto definitivo di tutti i khanda che si verifica dopo la morte di un arahant, il Nirodha è auspicabile per avere un assaggio in vita del Nibbana Anupadisesa. Qualcosa di analogo si trova nel Mahabharata, quando si dice che colui che è intento allo yoga non ode e non odora, non gusta e non vede, non avverte alcun tocco, né la sua mente formula pensieri. Simile a un pezzo di legno, non desidera nulla né percepisce alcunché. Senza tremolare, immobile, non si muove né verso l'alto né di lato. Descrizioni del tutto analoghe si trovano in ambito hatha yogico, dove si parla di soppressione del prana, dunque anche della mente, e lo yogin viene di nuovo presentato come immune da ogni tipo di percezione, che sia di odori, sapori, forme visibili, suoni, eccetera, nonché dal freddo e dal caldo, dalla sofferenza e dal piacere, dalla malattia, dalla morte e dal karman. Al contempo si dice che egli è invulnerabile, sicché nessun male fisico può essergli arrecato mentre è immerso nel samadhi più profondo. A dar credito ai testi buddhisti, anche chi raggiunge il Nirodha è fisicamente invulnerabile per tutta la durata dell'assorbimento meditativo, se così ancora si può chiamare uno stato in cui anche le attività mentali più sottili pare che vengano meno. Circa l'invulnerabilità fisica ottenuta dal praticante che consegue la cessazione, si racconta la seguente storia a proposito del monaco Sanjiva. L'anziano Sanjiva soleva meditare nella foresta, ai piedi di un albero o in una capanna vuota, e aveva la capacità di entrare facilmente nella cessazione della percezione e della sensazione. Un giorno, mentre meditava ai piedi di un albero, entrò appunto nella cessazione. Alcuni pastori di vacche, pecorai e contadini che passavano di lì lo videro e pensarono che fosse morto mentre meditava. Allora costruirono sul suo corpo una pira e le dettero fuoco, poi se ne tornarono al villaggio. La mattina dopo, il venerabile Sanjiva uscì dallo stato di cessazione, scosse le sue vesti, le indossò e si recò al villaggio per la questua. Quando lo videro, i pastori, eccetera, rimasero sbalorditi, pensando che fosse risuscitato, e lo chiamarono Sanjiva, re di vivo. Sempre Buddhaghosa riferisce un'altra storia circa l'immobilità del corpo durante gli stati meditativi profondi. L'anziano Kanu Kondanya era per natura ricco di ottenimenti. Una notte egli se ne stava seduto in una certa foresta, dopo essersi assorbito in un ottenimento. Giunsero 500 ladri che avevano rubato un bottino. Essi pensarono: al momento non vi è alcuno che ci insegua, e, desiderando riposarsi, posarono il bottino. Credendo che l'anziano fosse un tronco d'albero, depositarono tutto il bottino proprio addosso a lui. Dopo essersi riposati, stavano per andarsene, quando l'anziano, avendo predeterminato il periodo dell'ottenimento meditativo, ne uscì intatto, nonostante il bottino deposto addosso a lui.
proprio nel momento in cui il primo ladro, che aveva posato il bottino, lo raccoglieva. Vedendo che l'anziano si muoveva, i ladri gridarono impauriti. In questo caso, l'assenza di dolore nell'anziano, che era stato messo sotto le 500 parti del bottino, fu dovuta al potere psichico della pervasione della concentrazione. Ora, presumibilmente nel Niroda i processi fisiologici vitali gestiti dal sistema nervoso autonomo, come la respirazione, il battito cardiaco e il metabolismo, sono ridotti al minimo e le attività mentali transitoriamente sospese, comprese quelle più sottili, onde si dice che il praticante sia acittaka. Konze rendeva acittaka come non pensiero, senza pensiero, ma onestamente, anche se accettabile, non mi pare una traduzione del tutto adeguata al caso della Nirodha Samāpatti, visto che il pensiero già nel secondo jhana materiale è assente. In questo stato di assorbimento meditativo, infatti, mancano vitakka e vichara. Forse, considerando le accezioni dell'aggettivo acittaka, sarebbe più adeguato tradurlo, in riferimento al Nirodha, come inconscio, senza coscienza, intendendo che il praticante che consegue il Nirodha, non avendo più alcun supporto contemplativo, cessa di essere cosciente, per il fatto che la coscienza non può esistere puramente, ossia indipendentemente da un oggetto, anche concettuale, e come afferma la letteratura abhidhammica, senza essere accompagnata da determinati fattori mentali concomitanti, detti cetasika, almeno in numero di 7. Pertanto, il vuoto mentale assoluto, a volte presentato come il fine della meditazione buddista, in realtà in nessuno stato di coscienza è raggiungibile, con la sola eccezione del Nirodha stesso. Nel Nirodha, infatti, sembra che i khanda mentali, compresa dunque la stessa coscienza, siano temporaneamente sospesi e che non sia presente neanche il bhavanga, onde forse dovrebbe parlarsi di questo singolare stato, dalla prospettiva Theravada, come acittaka samāpatti, termine peraltro che non si trova nella letteratura del buddismo Pali, ma è usato in un importante testo dello Yogācāra, attribuito ad uno dei suoi fondatori, Asanga, e intitolato Mahāyāna Saṅgraha, compendio Saṅgraha del Mahāyāna. Questa è un'opera capitale dello Yogācāra, che ritiene che esista una coscienza a deposito che rimane nel Nirodha. Dunque, quando nel Mahāyāna Saṅgraha si parla di acittaka samāpatti, reso nella traduzione dell'opera come assorbimento senza mente, lo si fa per sostenere appunto che nel Nirodha rimane una forma di coscienza. D'altra parte, non è così per tutte le scuole, e sebbene il Theravada non abbia una posizione netta in merito, sembra inclinare più verso l'interpretazione acittaka del Nirodha che verso quella sacittaka, secondo la quale il Nirodha non è uno stato completamente senza mente, senza coscienza. Infatti, Buddhaghosa nel Visuddhimagga definisce il Nirodha come il non verificarsi della coscienza, citta, e dei suoi concomitanti, cetasika, sicché al conseguimento della cessazione non solo la coscienza non si manifesta più nulla, ma la stessa coscienza svanisce, perché se la coscienza non può esistere senza un oggetto, senza essere coscienza di qualcosa, nel momento in cui non c'è più alcun supporto contemplativo, come nel Nirodha, la stessa coscienza, mancando una condizione indispensabile per la sua manifestazione, non sorge. La definizione di Buddhaghosa concorda con quella di Vasubandhu, che allo stesso modo parla del Samjna Vedayita Nirodha come cessazione della mente e dei fattori mentali concomitanti. Così, mentre degli 8 jhana si può parlare come di stati alterati di coscienza, ossia come modalità non ordinarie di coscienza, del Nirodha, che pure viene posto all'apice dei jhana, sembra non potersi parlare in questi stessi termini, per il fatto che, come dice Buddhaghosa, il citta cessa temporaneamente, colché ci si verrebbe a trovare in uno stato, se così si può dire, senza coscienza, senza mente, acittaka. Edward Conze lo chiamava estasi misteriosa. Oggi però negli studi buddologici si tende a evitare il termine estasi in riferimento ai jhana, sia perché non è una traduzione aderente all'etimologia del termine, sia per evitare possibili fraintendimenti dovuti all'associazione con l'esperienza mistica che nella teologia cristiana va sotto lo stesso nome. Nei testi buddhisti in Pali non si afferma che con la totale interruzione delle attività della mente questa si mostri finalmente nella sua natura propria, svelando la vera identità del soggetto. Nei testi di altre tradizioni invece sì. Nello Yoga Sutra, per esempio, l'idea è proprio che con l'arresto, Nirodha, Patanjali usa proprio questo termine, che come si è visto è anche buddista,
con l'arresto delle cittavritti, delle cognizioni, come traduce Federico Squarcini, il soggetto, o meglio letteralmente il vedente, scopra la sua vera natura, Svarupa. Il terzo sutra della raccolta di aforismi attribuita a Patanjali dice infatti: allora c'è, sottinteso, con la cessazione delle attività ordinarie della mente, Cittavritti Nirodha, un permanere, avasthana, del soggetto nella sua forma propria, nella sua essenza propria, Svarupa. Allora, in altre parole, si scopre l'isolamento, Kaivalya, la differenza o il discrimine, Viveka, tra Purusha e Prakriti, nella quale ultima rientra il Citta, la mente o psiche, sicché col cessare delle Cittavritti non cessa tutto, come sembra accadere nel Nirodha buddista inteso come Acittaka, poiché proprio allora si scopre l'essenza del soggetto, che non è il Citta continuamente mutevole, ma il Purusha che assiste come testimone in moto all'evoluzione e al dinamismo della Prakriti, da cui peraltro è ontologicamente separato. Col cessare delle attività del Citta, lo yogin non diventa una sorta di defunto, ma al contrario, proprio in quel momento, nell'immobilità di corpo e mente, si rivela la sua vera natura. Lungi dunque dall'essere uno stato di incoscienza, il culmine dell'iter yogico è uno stato in cui finalmente il soggetto permane nella sua forma propria. Nel buddismo antico non c'è un Purusha così inteso, però quanto alla natura della mente, lasciando stare il tardo Tathagata Garbha, che effettivamente parla di natura luminosa della mente, Prakriti, Prabhasvara, Citta, nel canone Pali esiste un sutta, il Pabhasara Sutta, in cui il Buddha afferma che il Citta è Pabhasara, ossia che la mente, purificata dalle contaminazioni accidentali o avventizie, ossia non appartenenti alla natura della mente, è luminosa. Peraltro è un discorso del Buddha controverso e in ogni caso nella letteratura Theravada non si incontra l'associazione tra Nirodha e Pabhasara Citta, ossia non si dice che nel Nirodha la mente si mostri nella sua natura radiosa. Non si dice che attraverso l'elevazione e infine la cessazione della coscienza condizionata si scopra qualcosa di incondizionato. Si lascia intendere invece che nel Nirodha le funzioni mentali, compresa la coscienza, cessano del tutto, senza che a questo punto ci sia la piena emersione di un elemento luminoso o la scoperta dell'essenza del soggetto, consistente di pura coscienza, qual è il Purusha dello yoga, il vedente in moto. Nel Mahayana si ammette con meno difficoltà la natura raggiante della mente, mentre nel Theravada quest'idea crea problemi e pur sembrando presente nel Pabhasara Sutta, nel sistema Theravada è rimasta sullo sfondo. Già Gonzé lo aveva notato chiaramente quando ne Il pensiero del buddismo indiano scriveva che l'idea di un pensiero assoluto che è perfettamente puro e traslucido nella sua natura, nel suo proprio essere, nella sua propria sostanza e che resta tale per sempre, non si adatta molto bene con la teoria dei Dharma degli Stavira. Essi di conseguenza non seppero proprio che farsene, mentre i Mahasamgika e il Mahayana gli conferirono un posto centrale nel loro sistema. Ci si potrebbe domandare a questo punto perché mai dedicare tanta attenzione al Nirodha? Il problema è che a seconda di come lo si intende cambia il modo di concepire il funzionamento della mente, e infatti le scuole buddiste avevano posizioni diverse al riguardo. Una questione che si pone è, per esempio, come si possa emergere dal Nirodha se si ammette che esso sia acittaka. Se nel Nirodha si arrestano citta e cetasika, come può avere effetto la precedente risoluzione di uscirne dopo un certo lasso di tempo? Il ritorno dal Nirodha non è spontaneo e imprevedibile, proprio perché Buddha Ghosa dice che avviene nel momento prestabilito dal praticante prima di entrarvi. Inoltre, se nel Nirodha non c'è cognizione del mondo esterno, come lascia bene intendere la storia del monaco Mahanaga, riferita da Buddha Ghosa, il praticante come fa a rendersi conto quando la comunità ha bisogno di lui? Come fa a sapere quando il maestro lo convoca? Il buddismo è particolarmente attento alla causalità. Ma nel caso del Nirodha, dalla prospettiva Theravada, non si capisce perfettamente come l'intenzione di emergere dal Nirodha in un certo momento possa realizzare il suo effetto facendo riprendere il continuum mentale interrottosi con la Nirodha Samāpatti. Come agisce questa intenzione? Permane durante il Nirodha e, passato il tempo prestabilito, determina l'emersione dal Nirodha stesso? Improbabile, già che ciò contraddirebbe la definizione stessa di Nirodha.
Infatti, l'intenzione è un cetasika e i cetasika non si verificano durante il Niroda, stando alla definizione che di questo dà Buddha Gosa. Il Niroda tira in ballo punti fondamentali della scolastica buddista, come la causalità, il funzionamento della mente, il rapporto tra nama e rupa, ossia tra il lato mentale e il lato fisico del soggetto, il rapporto tra samatha e vipassana, e persino l'obiettivo finale del buddismo, il nibbana, che non è chiarissimo in che relazione sia col Sanyavedaita Nirodha. Forse nell'emersione dal Niroda potrebbe avere un ruolo il Bhavanga. Ma mentre i commentatori spiegano in che modo questo sia coinvolto nel processo di ripristino delle condizioni ordinarie di coscienza, a partire dal sonno senza sogni, non fanno lo stesso col Niroda, e anzi non affermano neppure in modo chiaro che il Bhavanga permanga nel Niroda. Infatti, il commentatore Dhammapala sembra dire, sia pure implicitamente, che nel Niroda manchi anche quella coscienza subliminale che è il Bhavanga. Dalla prospettiva del Theravada sembra doversi ammettere che nel Niroda non ci sia alcuna attività mentale, neanche subliminale. Rimangono forse le tracce kammiche legate al Sankhara Khanda, ma per il resto pare che tutti i Khanda mentali permangano in una condizione di momentanea e irreversibile sospensione, durante la quale lo yogin si troverebbe in uno stato di incoscienza. Il Milinda Pagna, da parte sua, dice che il funzionamento della mente, citta, si interrompe quando ci si sta addormentando e si entra nel continuum mentale subconscio o Bhavanga e nel Niroda. In queste due circostanze il citta è non funzionante, appavatta, il che però non chiarisce del tutto se il Niroda, nella concezione Theravada, sia acittaka, senza mente o coscienza, come riteneva la scuola Sarvastivada Vaibhashika, o sa cittaka, con mente, con coscienza. Da questo passo del Milindapanya sembra che il Niroda sia una sorta di sonno profondo senza sogni, in cui rimangono soltanto il corpo, sarira, e il flusso mentale subliminale, bhavanga, anche se altrove, in particolare verso la fine del manuale di Aniruddha, si afferma chiaramente che il continuum mentale, citta santana, è interrotto nel Niroda. Presumibilmente allo stesso modo in cui si interrompe con la morte di un arahant, con la differenza che in questo caso si tratta di un'interruzione irreversibile, non soggetta a venir meno. Donde la somiglianza, ma anche la differenza della Nirodha Samāpatti rispetto alla realizzazione del Nibbana definitivo. Bhikkhu Bodhi commenta: il raggiungimento della cessazione, o Nirodha Samāpatti, è un conseguimento meditativo in cui il flusso di coscienza e i fattori mentali sono temporaneamente completamente interrotti. Se il Theravada sembra inclinare verso la lettura acittaka del Niroda, pur senza avere una posizione netta sul tema, i Sutravadin, ossia gli appartenenti alla scuola sautrantica, ritenevano che nel Niroda permanesse una forma sottile o subliminale di mente, ovvero una coscienza immanifesta. Una concezione simile si trova anche nello Yogacara, che parla di una coscienza deposito, la quale, priva di un tipo d'oggetto suo proprio, come già detto, persiste durante il Niroda. Per tale ragione, questo viene incluso dagli Yogacharin tra le prove che dimostrano l'esistenza dell'alaya vijnana, che si può definire subliminale nel senso che in realtà questa coscienza non è coscienza di nulla. Non ha un oggetto suo proprio, come l'hanno invece le sei coscienze sensoriali, ovvero la coscienza visiva, la coscienza uditiva, la coscienza olfattiva, la coscienza gustativa, la coscienza tattile e la coscienza mentale. In quanto nel Niroda, dalla prospettiva Yogacara, permane una forma di coscienza, sia pure inintenzionale, ossia senza un oggetto suo proprio, Yashomitra, autore indiano dell'VIII secolo d.C., seguace dell'indirizzo sautrantica, in un suo commento a Vasubandhu scrive appunto che l'interpretazione yogacara del Niroda non è acittaka, come per la scuola Sarvastivada Vaibhashika, ma sacittaka. L'esistenza dell'alaya vijnana, dimostrabile attraverso le scritture autorevoli, agama e il ragionamento, yukti, rende agevole dare ragione di come si possa ritornare a uno stato ordinario di coscienza partendo dal Niroda, oppure, secondo quanto aggiunge il monaco indiano e commentatore di affiliazione Yogacara Stiramati, VI secolo d.C., partendo dal sonno profondo o da uno svenimento. Ma se si ammette, come pare doversi ammettere dalla prospettiva Theravada,
che con la Nirodha Samāpatti, la coscienza, insieme con gli altri khandha mentali, cessi del tutto, ancorché temporaneamente, rimane un mistero come si possa ritornare alle condizioni ordinarie di esistenza, come, in particolare, il continuum mentale possa riprendere dopo essere stato interrotto fino a un massimo di 7 giorni. Buddha Gosa si limita a dire che prima di entrare nel Sanya Vedaita Nirodha, il praticante deve stabilire il momento in cui desidera uscirne, ma dovrebbe essere pronto ad uscire anche prima del tempo prestabilito in caso di convocazione da parte del maestro, del Buddha quando era vivo, oppure di necessità legate alla comunità. Come però effettivamente avvenga che in base a siffatta risoluzione poi si emerga dal Nirodha e il flusso mentale riprenda, non viene detto. Nel Nirodha non rimane altro che la facoltà vitale fisica o materiale, rupa jivitindriya, da non confondere col jivitindriya cetasika, il cetasika universale corrispondente alla facoltà vitale psichica o mentale, che tuttavia, in quanto cetasika, nel Nirodha cessa, poiché questo è definito come l'interruzione di citta e cetasika, come si è già detto. Cessa dunque la vitalità mentale, nama jivita, ma non quella fisica, rupa jivita, dato che il bhikkhu dimorante nel Nirodha è sì acittaka, ma non è morto. Sul piano psicologico è mindless, per usare un termine impiegato da Paul Griffiths, ma sul piano fisico certamente continua a vivere, anche se esteriormente così non sembra, come si capisce dalla storia raccontata da Buddha Gosa a proposito del monaco Sanjiva. Alcuni pastori e altre persone, si legge nel Visuddhimagga di Buddha Gosa, pensando che l'anziano Sanjiva, il quale era entrato nella cessazione, fosse morto, accumularono su di lui erba secca, legna e sterco di vacca, cui dettero fuoco. La facoltà vitale psichica dunque può mancare, come avviene nel Nirodha, mentre quella fisica c'è sempre, fino alla morte. Il problema è capire come riappaia la vitalità mentale dopo essere stata interrotta nel Nirodha. L'esegesi Theravada non chiarisce questo punto. Tenendo presente che nel Nirodha permane la facoltà vitale fisica, deduciamo che nel Nirodha stesso non scompare il Kamma, poiché nel Paccana si dice che tale facoltà è correlata alla materia originata dal Kamma. Sembra dunque doversi ammettere che nel Nirodha rimane perlomeno il Kamma. La soluzione Theravada di porre due facoltà vitali, una fisica e l'altra psichica o mentale, non era condivisa dal Sarvastivada, che ammetteva un'unica facoltà vitale comune al corpo e alla mente. Della diversità di vedute tra le scuole buddiste antiche sull'argomento c'è testimonianza nel Kathāvattu dell'Abhidhamma Theravada, che raccoglie numerose controversie dottrinali scolastiche, una delle quali era proprio il numero e la natura delle facoltà vitali. La facoltà vitale fisica, rupa jivitindriya, del Theravada, nel lessico dei Sutta, privo del tecnicismo abhidhammico, in particolare nel Mahavedalla Sutta, potrebbe corrispondere a quelle che vengono indicate con due termini, ayu e usma, vitalità e calore, che indicano le funzioni fisiche di base che sole rimangono operative nel Nirodha, consentendo al praticante di riemergere da questo singolare stato e tornare a una condizione psicofisica ordinaria, similmente a come dalla brace ardente può nuovamente sorgere un fuoco. Altrove si parla di questo bizzarro stato in termini che lasciano intendere, sia pure paradossalmente, che non sia proprio così male, perché il Nirodha è inteso come la liberazione più alta tra le 8 che vengono elencate e che comprendono prima del Nirodha i 4 jhana senza forma, nonché come l'ultima e più elevata tra le 9 dimore progressive, corrispondenti agli 8 jhana più il Nirodha stesso. Inoltre, il Sanya Vedaita Nirodha viene messo in stretta relazione con l'esperienza qui e ora del Nibbana, ossia la fine della sofferenza, di cui nei testi canonici si parla in modo prevalentemente apofatico per sottolinearne la straordinarietà rispetto all'esperienza condizionata ordinaria. Ora, se il Nirodha non coincide col Nibbana, perlomeno si tratta di una condizione che gli somiglia considerevolmente, anche in virtù della sua associazione con la distruzione delle contaminazioni mentali, Asava Kaya, di cui si parla in riferimento sia alla realizzazione della condizione di Arahant, che alla comprensione raggiunta da quell'Arahant speciale che era il Buddha. Infatti, una delle 3 conoscenze da lui conseguite nella notte del risveglio è proprio la conoscenza dell'estinzione degli Asava. Asava Kaya Jnana.
Sembrerebbe così che, perlomeno in certi luoghi del Suttapitaka, al Nirodha venisse riconosciuta una importante funzione soteriologica, direttamente connessa con la liberazione, ovvero la fine della sofferenza, che sappiamo chiamarsi Nibbana. Una funzione che in Buddhaghosa invece non ha più la stessa rilevanza soteriologica che sembrava avere in certi luoghi del Suttapitaka. Infatti, che il Nirodha non sia necessario per il conseguimento del Nibbana, lo ammette Buddhaghosa stesso, sia pure indirettamente, quando sostiene che esso sia raggiungibile soltanto da chi sia arrivato all'elevata condizione di Anagami o Arahant e abbia sviluppato la perfetta padronanza di tutti gli 8 jhana. Evidentemente, se uno è divenuto Arahant, ha già realizzato il Nibbana, quindi il Nirodha per lui è accessorio. Ma questa è una interpretazione di Buddhaghosa. In realtà, nel Suttapitaka esplicitamente non è mai affermato che il Nirodha non sia raggiungibile che da Arahant e Anagami. A ogni modo, l'esatto rapporto tra Nirodha e Nibbana non è spiegato in modo inequivocabile nei testi in lingua pali. A volte sembrano coincidere, o almeno essere parecchio simili, altre sembrano diversi, come quando nella letteratura post-canonica la Nirodha Samapatti viene classificata come Asabhava Dhamma, ossia come Dhamma senza Sabhava, natura propria, categoria in cui rientrano anche lo spazio, il tempo e i concetti o costrutti concettuali. Come sostiene Buddhaghosa, in quanto privo di Sabhava, il Nirodha non può essere classificato né come condizionato né come incondizionato, né come mondano né come sovramondano. Per contro, il Nibbana è inteso come dotato di Sabhava, in quanto elemento incondizionato e trascendente rispetto alla totalità dell'esperienza, ove per totalità dell'esperienza intendo sia quella ordinaria che quella straordinaria legata agli stati di assorbimento meditativo profondo. Intendo, insomma, l'intero mondo condizionato. Se invece si volesse indicare un altro elemento di affinità tra le due esperienze del Nirodha e del Nibbana, oltre a quanto già detto, si potrebbe menzionare la difficoltà di definirle. Poco fa, non per nulla, parlando del Nirodha, ho usato l'avverbio paradossalmente, perché effettivamente sembra assurdo parlare di una condizione in cui si dice che si dimori in maniera confortevole o felice, ma in cui al contempo sembrano mancare i presupposti stessi per il darsi di un'esperienza che possa essere qualificata in un modo qualsiasi. Come si fa, infatti, a dire qualcosa di una condizione in cui mancano coscienza, percezioni, sensazioni, pensieri e finanche a quanto pare la respirazione? Come si può dimorare in maniera confortevole o felice in questo stato in cui mancano i presupposti stessi per il darsi di un'esperienza qualificabile e anzi di un'esperienza tout court? D'altra parte, curiosamente, c'è un passo abbastanza noto dell'Anguttara Nikaya in cui Sariputta dice che il Nibbana è Sukha, termine che in genere viene tradotto come felicità o gioia, ma potrebbe essere tradotto anche come beatitudine, al che il venerabile Udai chiede a Sariputta che Sukha possa esserci, nell'estinzione o Nibbana, se non vi sono sensazioni, Vedayita. La risposta di Sariputta fu che paradossalmente proprio l'assenza di sensazioni è Sukha. Dunque, il Nibbana non ha a che fare con sensazioni particolarmente intense e piacevoli. In genere, peraltro, la felicità è associata alla sperimentazione di sensazioni piacevoli, oppure, in negativo, all'assenza di sensazioni spiacevoli. Pure il Nibbana è detto essere Sukha non in questo senso comune, ma nel senso opposto e paradossale, cioè contrario al comune modo di pensare, di essere privo di Vedayita. Si tratta dunque di una felicità priva di tonalità edonica o affettiva, in quanto derivante non da sensazioni piacevoli, ma dall'assenza di sensazioni. Allo stesso modo, neanche il Sanya Vedayita Nirodha ha a che fare con le sensazioni, dal momento che, come dice il nome stesso, costituisce il Nirodha, cessazione, estinzione, arresto, di Sanya e Vedayita, due termini non facili da tradurre, ma che possono essere resi o come nozioni, concetti, sanya ed esperienza, vedayita, oppure come percezioni e sensazioni. L'assenza di vedayita, insomma, sembra essere un altro elemento in comune tra Nibbana e Sanya Vedayita Nirodha. Non per niente Buddhaghosa paragona il Nirodha alla sperimentazione del Nibbana qui e ora. Scrive, infatti, nel suo Visuddhimagga, che coloro che raggiungono il Nirodha, motivati dalla stanchezza per il sorgere e il dissolversi delle formazioni, lo ottengono pensando: rimarremo privi di pensieri,
Senza mente, acittaka, qui e ora, raggiungeremo la cessazione che è il nibbana e dimoreremo piacevolmente. Analogamente, Vasubandhu nel suo Abhidharma Kosha scrive che emergendo dal Nirodha è come se lo yogin fosse andato nel Nirvana e tornato da esso. Ora, anche se il conseguimento del Nirodha è ritenuto possibile solo da parte di chi oltre allo Samatha pratichi anche quella forma di contemplazione specificamente buddista che è la Vipassana, è evidente che il Nirodha, per via delle sue particolari caratteristiche, assomigli più all'esito di una pratica squisitamente yogica, con la differenza che nel perseguimento del Nirodha il respiro non viene controllato o manipolato attivamente, come avviene invece nel Pranayama, ma si assottiglia spontaneamente fino a cessare da sé, senza uno sforzo di volontà. Non è del tutto chiaro quale sia praticamente l'indispensabile contributo della Vipassana nel conseguimento del Nirodha, che sembra piuttosto una realizzazione contemplativa raggiungibile unicamente in virtù dello Samatha, senza il supporto della Vipassana, peraltro necessario per Buddha Gosa. Ma perché per raggiungere il Nirodha sarebbe necessaria anche la Vipassana, mentre tutti i precedenti jhana possono essere conseguiti soltanto in virtù della Samatha Bhavana? In effetti, il Nirodha ha l'aria di essere il vertice di un iter squisitamente yogico che prescinde dalla Vipassana, sebbene Buddha Gosa cerchi di inserirlo in un sistema che comprende sia Samatha che Vipassana. A ogni modo, attualmente il Sanyavedaita Nirodha è negletto da tutti i monaci contemporanei a me noti, forse proprio perché non è perfettamente chiaro in che modo possa essere inserito coerentemente nel sistema contemplativo buddista, volto alla liberazione per mezzo della conoscenza penetrante dell'esperienza nelle sue tre caratteristiche fondamentali di Anicca, Dukkha e Anatta. Nonostante Buddha Gosa sostenga che senza Vipassana si possa arrivare al massimo al Neva Sanyana Sanyayatana, cioè allo stato di assorbimento meditativo precedente, il Sanyavedaita Nirodha, sembra che quest'ultimo abbia a che fare esclusivamente con lo yoga, ossia con lo samatha coltivato senza vipassana, fino alla sua piena maturazione in un assorbimento meditativo in cui la mente, più che immobile, pare doversi ammettere che per un certo periodo venga meno, almeno se si accetta l'interpretazione acittaka del Nirodha, che per dirla in breve costituisce una sorta di Chittavritti Nirodha senza Purusha. Bronckhorst ha persino sostenuto che il Sanyavedaita Nirodha non facesse parte dell'insegnamento del Buddha. Si sarebbe trattato invece di un obiettivo originariamente appartenente a un altro circolo di dottrine e pratiche non buddiste, che presto entrò a far parte del movimento buddista, dove tuttavia, aggiungo io, venne a occupare una posizione ambigua che Buddha Gosa secoli dopo cerca di chiarire, dicendo che il raggiungimento del Nirodha richiede la coltivazione non solo dello Samatha, ma anche della Vipassana. Forse questo è un tentativo di mediazione tra le due anime compresenti già nel buddismo più antico, ossia quella yogica, più incline alla coltivazione della quiete, sino ad arrivare alla soppressione di tutte le funzioni psicologiche, e quella analitica, più incline all'investigazione discriminativa dell'esperienza e dunque alla coltivazione della visione profonda. Nel Suttapitaka queste due tendenze non risultano sempre armoniosamente integrate e ciò causa incertezze sull'esatto modo di conseguire l'obiettivo soteriologico buddista. Da una parte si insiste sull'importanza della conoscenza della natura dei fenomeni al fine della liberazione, dall'altra, da certi luoghi canonici si ricava l'impressione che il conseguimento del Sanyavedaita Nirodha corrisponda alla liberazione e coincida col Nibbana, o se non altro la somiglianza tra i due è tale da giustificare l'uso di termini analoghi o identici nella descrizione di ambedue. Per esempio, per tutti e due si parla, come si è già avuto modo di notare, di Asavakaya, distruzione delle contaminazioni mentali, il che è assai significativo se consideriamo, come abbiamo già visto, che una delle tre conoscenze conseguite dal Buddha nella notte del risveglio è proprio la conoscenza dell'estinzione degli Asava. Insomma, da un lato c'è un filone che potremmo chiamare conoscitivo o gnostico, per cui la liberazione dal dukkha è un fatto che deriva da una conoscenza profonda. Dall'altro c'è un filone che potremmo chiamare cessativo, per cui la liberazione discende dalla cessazione delle attività mentali che si ottiene al termine di un iter yogico di graduale riduzione delle funzioni psicologiche fino al loro temporaneo arresto, che reca seco non la comprensione penetrante del mondo dell'esperienza, ma la sua scomparsa, senza che ciò comporti l'acquisizione della panna, ossia la comprensione profonda delle cose così come sono, delle cose secondo realtà, yatha bhutam.
Peraltro, la tensione tra i due metodi contemplativi anzidetti, quello conoscitivo e quello volto all'arresto della mente, non è una scoperta recente. Già il grande buddologo Louis de la Vallée-Poussin vi aveva richiamato l'attenzione nella prima metà del Novecento. Recentemente, nella sua monografia dedicata interamente al Neroda, Paul Griffiths ha nuovamente portato l'attenzione su questa tensione di metodi. Egli dice che nel corso della storia buddista si è tentato di coniugare, soprattutto da parte degli scolastici, ossia dei commentatori, sistemi che hanno idee diverse su cosa sia la salvezza e contemporaneamente idee diverse sui metodi appropriati per il suo conseguimento. Si potrebbe parlare ancora a lungo del Niroda, per esempio della sua connessione con i Prajnaparamita Sutra. È stato suggerito infatti che dietro quella che Jan Westerhoff chiama la dottrina illusionistica dei sutra della perfezione della saggezza vi sia tale conseguimento meditativo. Noto anche come Samjna Vedayita Nirodha Samāpatti, ovvero conseguimento della cessazione di sensazioni e percezioni. Con le parole di Bronckhorst, la dottrina Mahayana della natura illusoria del mondo potrebbe essere l'equivalente ontologico di questo stato, ora inteso come l'esperienza della natura irreale del mondo fenomenico. Infatti, poiché in questo stato nulla più si manifesta alla coscienza, questa stessa cessando, la conclusione che ne deriva è che il mondo fenomenico, compresi i dharma, è insostanziale e in definitiva irreale. Con la scomparsa dell'attività cognitiva, responsabile dell'apparizione del mondo, questo stesso viene a cessare, rivelandosi vuoto e simile a uno spettacolo di magia o a un sogno. Non è improbabile che almeno in parte sia così, anche se in alcuni casi il riferimento a particolari esperienze contemplative o visionarie potrebbe essere una finzione letteraria finalizzata a provvedere di maggiore credito i contenuti dottrinali da comunicare. Non sarebbe straordinario. Pure nel mondo greco si trovano strategie di questo tipo, per esempio nel Poimandres, il primo trattato del Corpus Hermeticum, che racchiude una dottrina cosmogonica gnostica all'interno della descrizione di una visione. Nel mondo buddista, un chiaro esempio di descrizioni visionarie è offerto invece dall'Avatamsaka Sutra, uno dei più importanti e lunghi sutra Mahayana, che occupa centinaia di pagine, per un totale di ben oltre 1000 pagine, ed è alla base della famosa scuola sino-buddista Huaiyan, nota per la sua enfasi sull'interdipendenza di tutti i fenomeni.